Salve, questo è un audio dell'entità Jill che da decenni si manifesta in solitario attraverso una donna ML che attualmente ha più di 70 anni. Jill parla del significato della vera conoscenza. Questa entità in tutte le sue comunicazioni, senza eccezioni, esprime un insegnamento basato sul conosci te stesso, che poi è il cardine dell'insegnamento delle guide. Il maestro Dali del Cerchio Firenze 77 disse infatti che se noi fossimo in grado di comprendere l'assolutezza di questo insegnamento, di tutti gli insegnamenti di tutti i canali in ogni parte del mondo potrebbe rimanere solo quello del conosci te stesso, ossia dell'ampliamento del nostro intimo. Finalmente mi ritrovo con voi e considerate questo incontro come un saluto augurale per i giorni che verranno e che saranno prodromi alle vostre vacanze e ai vostri riposi. Però vorrei soffermarmi particolarmente sulle vostre menti e sui vostri cuori, perché possiate far tesoro in quei giorni di quiete per meditare in maniera approfondita sul significato della vita e quindi anche in certo modo delle vostre ricerche. Siano queste dettate sempre non con l'intenzione di progredire evolutivamente, come spesso accade negli esseri umani, non con l'intenzione di apprendere grandi o grosse rivelazioni che dovrebbero far sbalordire il mondo, non con l'intenzione di acquisire per queste ragioni precedenti un prestigio e un potere superiore, ma solamente per comprendere il significato della conoscenza. La conoscenza è evoluzione, ma solo quando essa conoscenza è posta dentro l'essere umano perché ne possa fare tesoro in ogni istante della vita, in ogni operazione, in ogni pensiero, in ogni azione. Questa è la vera conoscenza. Siano questi vostri giorni futuri, ripeto, pieni di questa possibilità, non tanto di rivedere o rileggere quanto già avuto, quanto già saputo, quanto già scritto, quanto di guardare dentro per controllare se quella conoscenza si è sedimentata, ha creato un terreno fertile e ha fatto fiorire qualche fiore o qualche gemma particolare. Siate attenti osservatori di questo terreno interiore, perché il pericolo che si corre da viventi in questa ricerca è proprio di perdere il significato intrinseco della ricerca, e cioè usare la ricerca per altri fini che distraggono l'essere dalla sua vera conoscenza e dal suo reale cammino. Questa mia osservazione, o come volete chiamarla, sta a significare che troppo spesso, seguendo i vari esseri che si occupano
di questa famosa evoluzione umana, ma in maniera spasmodica, come per raggiungere un traguardo, come per arrivare a creare un primato. Troppo spesso, ripeto, mi accorgo che sono andati proprio fuori strada, hanno dirottato. Ben venga l'ateo, ben venga il miscredente, ben venga l'ignorante che prosegue una vita forse ai vostri occhi materiale, ma certamente più viva, piena di emozioni, anche di tensione. La vera tensione è quella della vita quotidiana, non quella della ricerca di aumentare il proprio livello spirituale. Tuffatevi pure nella ricerca, tuffatevi pure nella lettura e escogitate anche vostri prodotti di scrittura, ma ricordate sempre che siete chiamati alla vita, siete chiamati perché dovete rispondere dei vostri atteggiamenti interiori ed esteriori nei confronti di tutte le creature. Questa è la chiamata principale. Voi dovete vivere in funzione del mondo circostante, perché voi spiriti incarnati siete appunto venuti in terra per conoscere l'ambiente circostante, e solo nella misura in cui questo ambiente circostante verrà a farsi conoscere profondamente da voi, realizzerete quel famoso salto di qualità, quella crescita reale. Il mondo circostante è uno stimolo, è un continuo pungolo che vi provoca lunghe riflessioni, anche lacrime, anche dolori, anche rancori, ma è per questo che siete qui. Siete qui su questa terra per conoscere l'altro che non siete voi, e questo altro deve essere anche il nemico, anche il pungolo, anche l'odiato avversario, ma sempre deve rientrare nella sua vera funzione, cioè quella di farvi crescere. E qual è il sistema migliore di crescere se non riuscire a perdonare, se non riuscire a compatire, se non riuscire ad accettare quest'altro da voi così diverso, così dissimile, così lontano dal vostro sangue? Fate tesoro di questo ambiente che vi circonda, e non a caso vi capitano tutti gli ostacoli più ardui e erti possibile nel vostro avanzare. Non a caso vi sembra di segnare il passo, non a caso vi sembra di arretrare. Sono tutte provocazioni che vi giungono per la vostra reale crescita. Perciò non dovete certo benedire tutte le contraddizioni alle quali andate incontro, ma cercate di osservarle con l'occhio distaccato di chi comprende la reale veste di quell'ostacolo, di quel contrattempo, di quel pericolo. La veste reale è quella di provocare in voi la fuoriuscita delle vostre reali possibilità, quelle spirituali che escono così faticosamente dalla vostra corazza. Fate sì che queste potenzialità, questi reali valori del
vostro spirito possa estrinsecarsi nonostante la dura maschera della vostra materia. Fate sì che questo spirito si faccia breccia, riesca ad aprirsi un varco attraverso la vostra personalità, perché possiate veramente far rifulgere la vostra individualità spirituale, quella che neanche voi conoscete e che forse potreste veramente e giustamente inorgoglirvi qualora poteste ravvisarne almeno i tratti di questa personalità spirituale, di questa individualità spirituale, mentre siete ancora rinchiati e incatenati dalle vostre personalità mondana, quella costruita, quella imposta, quella suggerita, quella messa lì a viva forza addosso dal mondo, dalla famiglia, dall'educazione, dalla razza, dalla religione. Fate sì che questa potenzialità, questa potente qualità vostra dello spirito si faccia anche un pertugio. L'importante è che possiate prendere un lembo, anche un solo lembo di questa luce, perché una volta preso il lembo non si disfiga quella ferita che sembra una ferita, ma invece è l'apertura verso il mondo vostro. Il vostro mondo è il mondo dello spirito, che non dovete cercare attraverso le emozioni e le rivelazioni, ma dovete ricercare dentro. Create questa sana, questa vivace, questa forte ferita dentro di voi, come del resto il dolore provoca, perché possiate far emergere e far effondere soprattutto la vostra luce. Questa luce illuminerà il cammino, questa luce illuminerà il circostante ambiente e tutte le creature, e volenti volenti dovrete veramente toccare con mano la gioia che questa luce fonde. Anche quando meno penserete, vi accorgerete di aver dato gioia e serenità anche nei momenti meno opportuni della vostra personalità, in cui credevate di essere ottuso e squallido, vi accorgerete di aver illuminato una creatura. Così, con la vostra luce che è fuoriuscita, nonostante voi, nonostante la vostra miscredenza, cercate dentro, scavate, non impressionatevi per quello che emerge da principio, non abbiate paura dei demeriti, di ciò che vi fa orrore, di ciò che vi fa paura. Continuate a scavare, dovete attraversare quella zona infida e orrifica, dovete andare oltre per trovare un diamante, per trovare la miniera di diamante. Non vi soffermate ai primi spettri, andate oltre, avanzate, e ciò che vi farà avanzare è la fede. Occorre molta fede che vi ha creati, quella fede che Dio vi ha creati simile a lui, deve darvi il coraggio di proseguire il cammino nella ricerca di voi stessi, e troverete finalmente la pace, quella che io auguro a tutti voi in tutti i vostri giorni.
Dopo questa introduzione, se avete qualche domanda, sono a disposizione. Diversamente potete suggerire l'argomento che vi sta a cuore. Posso fare una domanda? Quali sono i primi sintomi per cui la conoscenza si trasforma in comprensione? Il primo segnale dovrebbe essere l'opposto di ciò che avviene alle persone che sono molto addentro alle cose misteriose. Sono addentro dal punto di vista di nozione, perché hanno letto, hanno sentito, è stato comunicato loro certe verità. Ho detto certe verità. Quando appunto queste persone non fanno tesoro di queste verità, ma cercano di filtrarle dentro il proprio essere, direi quasi di decodificarle, direi quasi di trasmutarle in qualche cosa che risuona dentro la persona e che ritrasmessa quella verità o quella conoscenza sembra che abbia cambiato aspetto, cambiato veste, è diventata quasi un'altra cosa, ma è sempre una cosa bella, è sempre non più una verità, ma una trasmissione, una comunicazione, direi quasi non più nemmeno verbale, ma una comunicazione d'amore. Ecco, quando queste conoscenze vengono passate attraverso il filtro della propria anima, della propria interiorità, debbono subire questa mutazione e poi vanno inesorabilmente date, perché queste mirabili alchimie non possono servire solo al vivente, ma deve essere dato agli altri viventi. Ma ripeto, sarà dato una cosa diversa. E non abbiate timore di avere trasgredito la conoscenza che voi avevate, di avere mutato il significato, di non aver saputo interpretare il simbolo. Fate vostra quella verità attraverso una meditazione, una riflessione. Vivetela intensamente, applicatela, ripeto, decodificatela, sperimentatela laddove possibile in prima persona, nei vostri contatti umani e poi diffondetela. Questo è il segnale che appunto la conoscenza è diventata comprensione. E voi direte, ma è una comprensione soggettiva, non è una comprensione universale, non può andar bene a tutte le creature, non ha importanza. Quella conoscenza ha subito tutto il lavoro alchemico che occorreva, perché la nozione, la conoscenza arida non serve a nulla se l'essere non se ne impadronisce in siffatto modo.